Bonsoir tout le monde, benvenuti, benvenuti, come sempre, come tutte le serie, o come il 99,9% delle serie, qualche volta ho besciato, sì, lo riconosco, è come quando viene la madre, alzati che devi andare a scuola, no, non voglio andare a scuola, alzati che devi andare a scuola, no, non voglio, devi andare perché tu sei il direttore, il preside, ecco, vabbè, era un riassunto di una battuta. Poi te ne spiego. Comunque, sì, siamo qui in diretta e abbiamo un tema molto, molto interessante che voglio condividere con voi. Eccolo qua, ecco, 1, 2, 3, perfetto. E spegniamo l'elicottero. Benissimo. Sì, abbiamo un tema molto interessante, ma c'è qualche informazione, qualche information in the kitchen.
e che questa sera, questa, yes, information in the kitchen, che questa sera, che è venerdì, alle ore 20:30, guarigione e liberazione, e parleremo della parte pratica, sì, faremo una parte pratica. Per quello, se conosci la figlia di Dracula, portala questa sera, perché faremo un bellissimo, bellissimo lavoro, lavoro questa sera. And the cake is on the oven. Ah, come vedete, come mastico l'inglese, incredibile. Bene, per più informazioni, come sempre, potete chiamare al nostro carissimo Pasquale, che al 329-1748-772, che sta diventando sempre, sempre più bravo, sempre più bravo. Devo complimentarmi con Pasquale, perché sempre più è in linea. Ah, no, non lo devo lodare in pubblico, perché sennò poi si gonfia. Ah, il mio caro Pasquale, cosa faremo senza Pasquale? Cosa faremo senza Pasquale? Bene, sì, mi arriveranno un sacco di libri. Abbiamo fatto un'ordinazione per la scuola biblica, sì, per il centro. Abbiamo fatto un bel investimento. Arriverà un camion di libri molto interessante, molto interessante. Per quello sono contento perché abbiamo materiale. Già ne abbiamo un sacco di materiale di quello che sforniamo noi, ma comunque sai, libri riguardo a la teologia, libri in quanto a gli scrittori della Bibbia, la storia, il contesto biblico, e tutto un sacco di studi interessanti per mettere a disposizione ai futuri studenti che verranno qui. Comunque stiamo lavorando, dobbiamo avere una riunione per mettere in ballo quello che sarà, sai che nel 2022 ufficialmente partiremo con la nuova scuola biblica, che non sarà solo la parte della conoscenza, ma parleremo di tanti, tanti temi molto, molto interessanti, principalmente puntando per quelli che hanno una chiamata. Vuoi cominciare una chiesa? Preparati, ti formeremo per cominciare una chiesa. Sì, e questo è lo scopo, quello che il Signore mi ha messo nel cuore, ti formeremo per essere un ministro è come cominciare una chiesa. Non per edificare una denominazione, ma bensì il regno di Dio. Cioè, permettere che il tuo cuore batta non al ritmo di una denominazione, ma bensì al ritmo di Dio. Affinché Dio guardi dall'alto e dico, ecco, ho trovato un uomo secondo il mio cuore che farà il mio volere. Ecco, quello che faremo. E Angela Penacchio dice, da quando ci sono queste regole, mascherine e distanziamenti, non sono andato più in chiesa. Però le sorelle dicono che non andando più in chiesa a rischio, mi dici tu, guarda, ascolta, quello che non devi abbandonare non è la chiesa, perché noi abbiamo il concetto di chiesa come quattro mura, è il raduno comune, questo è quello che non si deve abbandonare. Per quello basta che tu ti trovi nella casa di qualcuno a pregare, a nutrirti per mezzo della parola di Dio, a condividere quello che tu ricevi nel tuo luogo privato, ed ecco quello che è il comune raduno, perché quando oggi si applica quel versetto fuori contesto per manipolare i membri e andare dentro quattro mura. No, non è biblico, perché quando parla del raduno comune sta parlando delle comunità nelle case, dove i fratelli si trovavano a spezzare il pane, dove ciascuno uno alla volta poteva condividere un insegnamento, un inno, un salmo, chi una rivelazione, un pregare in lingue, una profezia. Tutti erano attivi in quello che erano le comunità nelle case, che è ben lontano di quello che è la realtà che noi vediamo la domenica in chiesa. È molto lontano, perché da quello che era un ambiente familiare dove tutti avevano uno spazio, è diventato un monologo con un pulpito e una valanga di credenti passivi, credenti, simpatizzanti. Io dicevo che prima non ci sono discepoli, veri discepoli oggi, o sono li conti con la mano i veri discepoli, e che c'erano un sacco di credenti, ma poi dopo il coronavirus ho capito che dai commenti di molti che non ci sono i credenti, ci sono i simpatizzanti della parola di Dio, credenti sono veramente pochi, perché... Martin, non fate, senti, io ti predico la verità. La vuoi ricevere, ricevila, non la vuoi ricevere, sentiti libero. Vuoi vivere di patate fritte spirituali, sentiti libero. Questa pagina è per quelli che vogliono conoscere la verità, e conoscendo la verità tu sarai libero, libero. Non ti sto dicendo di non andare in chiesa, attenzione, non malinterpretare le mie parole. Vai in chiesa, ma devi comprendere che cosa Dio, qual è la volontà di Dio. Questa è la cosa importante. Qual è la volontà di Dio? Perché
più studio la Bibbia e più mi rendo conto quanto siamo lontani di quello che è la volontà di Dio come chiesa, come istituzione. Va bene, bene, andiamo. Sì, i pappagalli, vabbè, era profonda quella foto, uno l'ha capito, perché ha messo un commento uno, mi sa che non tutti hanno capito la foto del pappagallo, ma sì, c'è, vabbè, niente, sorseggiamo un po' dell'acqua celeste, e acqua celeste perché è San Angelo. Sono contento che sei qui perché è un messaggio fresco che ti apre la mente. Sei pronto? Ok. Il titolo di questo messaggio è Prendi il serpente per la coda. Prendi il serpente per la coda. Ma da dove hai tirato quel titolo? Dove è scritto che dobbiamo prendere il serpente per la coda, Martin? Nella Bibbia. Te lo farò vedere. Ti farò vedere qualcosa di molto interessante che connesso con il saper chiudere con il tuo passato e come Dio lavorerà, se tu vuoi fare la volontà di Dio, nel chiudere il tuo passato, altrimenti il passato rovinerà il tuo presente e per conseguenza il tuo futuro. Gloria a Dio, sono contento Massimo Forgione, Dio ti strabenedica e continua a aprirti la mente per comprendere le scritture. Ma andiamo, facciamo un combine, sono contento che sei qui, puoi rubare la predica, non c'è problema, predicala tutto quello che tu vuoi, copia, non c'è problema, ma prima o poi devi imparare a tingere tu dalla parola di Dio, ma nel frattempo poi. Martin, posso chiederti che cosa ne pensi del Covid? Silvia, io penso che il Covid è un virus. E questo è il mio pensiero riguardo al Covid. Ma penso che al di sopra del Covid c'è il Salmo 91 che mi promette, se io lo credo ovviamente, non se sono simpatizzante, se io lo credo, che nessun male mi colpirà. Questo non vuol dire che il serpente non ti mordi, ma se tu hai fede te lo puoi togliere come ha fatto Paolo e non subire del male. Comunque andiamo avanti, Bravo Massimo, Mosè prese il serpente per la coda, bravissimo Massimo Forgione, complimenti, bravo, mi piace quando uno è conoscitore della Bibbia e da lì partiamo. Vabbè, mi sa che hai letto Esodo 41, no, non c'è, sì, ce l'ho scritto, ma comunque andiamo alla parola di Dio e partiamo da Mosè. Qual è il contesto? E Mosè, consapevole della sua chiamata, sapendo che Dio l'aveva chiamato, pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che era chiamato da Dio e che cosa fa? Uccide l'egiziano, cioè cerca di adempiere la chiamata di Dio nella carne e per conseguenza allunga i tempi e finisce 40 anni nel deserto. È possibile che tu puoi allungare i tempi di Dio? Sì, ma a volte questo allungamento è quello che gli serve a Dio per poter formarti, perché Mosè ha dovuto imparare a vivere nel deserto, lui è vissuto sempre a casa del faraone conoscendo le due culture, cioè quella di Israele, perché è stato arrivato da sua madre, ma essendo figlio adottivo della figlia del faraone, diventò anche parte del mondo egiziano, per poi andare nel deserto. E questo era connesso con il suo futuro, ma le ferite del passato dovevano essere chiuse. Ed ecco che Dio comincia a lavorare e chiama Mosè, gli appare Mosè nell'arbusto ardente, e gli dice di andare a liberare il popolo e dice Mosè rispose e dice ma ecco essi non mi crederanno, no così non va bene, così scusate, facciamo così, ma essi non mi crederanno e non udiranno la mia voce perché diranno l'Eterno non ti è apparso, perché sicuramente si ricordano della prima volta che sono andato lì a dirgli guarda che Dio mi ha chiamato per liberare, ho ammazzato l'egiziano e poi ho dovuto scappare. Vuol dire che lui era ferito interiormente, c'era un passato che lo tormentava nel presente e che gli stava rubando la chiamata di Dio. L'Eterno quindi disse, che cosa è quello che hai in mano? E da qui puoi trarre un insegnamento molto importante. Con quello che tu hai in mano, Dio farà grandi cose. Non devi andare a Miami, a Medjugorje e a Gerusalemme. Con quello che tu hai in mano, se ti lasci utilizzare da Dio, Dio farà grandi cose nella tua vita. Ricordati, questo è un principio importante. E le rispose, un bastone, ok, cominciamo a lavorare con quello che tu hai in mano, e le dice, getta a terra il bastone, che cosa fa? Lui ubbidisce e lo getta a terra, ed essi diventò che cosa? Diventò un serpente, cioè l'istrumento che lui aveva in mano era strumento del diavolo, e infatti con che uccise
l'egiziano con le sue mani. Non sappiamo se è stato il bastone che lui aveva, l'istrumento con il quale ucciso l'egiziano, ma lui ucciso l'egiziano con le sue mani. Non dice la Bibbia qual è l'istrumento, ma comunque che cosa ha in mano, lo getta per terra e quello che fino a quel momento era un sostegno per lui, viene fuori che quello su cui lui si appoggiava, cioè la sua vita carnale, la sua capacità, diviene un serpente davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno dice: stendi la tua mano e prendilo per la coda. E lui stesse la mano lo prese e la sua mano diviene un bastone. Ora sottolineerò due elementi importanti: prendilo per la coda e il bastone che diviene serpente, perché il bastone in sé è qualcosa di positivo in termino biblico, rappresenta anche la parola di Dio, ma interessante che quello che è la parola di Dio diviene un serpente. E il serpente, quando lo deve riprendere, nota che il bastone non si prende dalla coda, dalla parte più bassa, si prende dalla parte più alta, ma per riprendere quel bastone che era diventato un serpente, Dio gli dice prenderlo per la coda. Allora, che cos'è la coda del serpente? Punto di domanda. Perché appena ho letto questo mi è venuto in mente Apocalisse capitolo 12, versetto 4, che dice, Apocalisse 12, 4, la sua coda, parlando di Satana, del serpente, la sua coda trascinava la terza parte delle sedi del cielo e le scagliò sulla terra. Ora, lui è riuscito a scagliare sulla terra il 33% degli angeli a motivo della coda. Ma perché con la coda Satana ha trascinato il 33% degli angeli? Che cosa rappresenta la coda? Perché sappiamo che l'Apocalisse è pieno di simbolismi. E ora, ovviamente, sì, lui viene presentato come il drago, come il serpente, ma che cosa rappresenta quella coda? E questo lo troviamo in Apocalisse capitolo 9, 14, dove dice: l'anziano e il notabile sono il capo, il profeta che insegna la menzogna e la coda. Ora ricordatevi che Satana era unto e l'unzione principalmente era per predicare. A un certo punto si corrompe e con la menzogna, che è la coda, si trascinò il 33% degli angeli. Ma quando Dio parla a Mosè, gli dice: prendilo per la coda, prendilo per la menzogna, non farti trascinare dalla menzogna, ma prendi tu quella menzogna per poter far diventare quella bugia bastone. Che cos'è il bastone? Guarda questo, Salmo 23, quando anche camminasse, quando anche, cioè se, non dice quando camminasse, perché da credente, se sei guidato dallo Spirito Santo, tu puoi passare un sacco di avversità. Quando anche camminasse per la valle di ombra di morte. Ora, noi vivevamo nel paese delle ombre della morte, del regno delle tenebre, e Cristo ci ha trasladato al regno della luce. E se tu trascuri la tua vita spirituale, può darsi che tu cammini per la valle delle ombre della morte. Non che tu torni al paese delle ombre della morte, ma può capitare che quando non hai rivelazione, le ombre, perché le ombre, le tenebre sono l'assenza della luce, tu ti trovi in una situazione di tenebre. Sì, ma che dice: io non temerei alcun male perché tu sei con me, Dio è sempre con te e il tuo bastone, la tua verga mi dà sicurezza. Il bastone rappresenta la parola. Ora, se io, sì, ma anche il diavolo conosce la parola, sta scritto buttati. Ecco che il bastone che diviene serpente, buttati sta scritto. E che cosa dici? Prendi quella bugia per mano e non permettere a quel demone bugiardo di controllare la tua vita. E quello che le sta dicendo, a quello che le sta cercando di comunicare a Mosè. Ricordate che lui appena sta uscendo del deserto, e per il quale è finito lì, lui è finito per 40 anni per agire nella carne. Quando tu agisci nella carne e non hai senso delle cose di Dio, ecco che Satana ha diritto nella tua vita. Satana, allontanati da me, le dice a Pietro, perché tu non hai senso delle cose di Dio. E ora sei nella carne e doveva farvi capire che fino a qui sei stato ingannato della coda del diavolo, delle bugie del diavolo, e è arrivato il tempo che tu ti renda conto come stanno le cose, che tu prenda per la coda, cioè che tu prenda quella bugia e la faccia diventare bastone, affinché tu possa uscire di quella valle delle ombre delle morte in quale lui si trovava nel deserto. Il deserto dove vive il diavolo, il deserto dove il diavolo ti porta.
il deserto dove si perde la 99, la pecora numero 100, delle 100 pecore, una si perde nel deserto. Il demone, quando esce in una persona, va in luoghi deserti, dove lo porta lo Spirito Santo per affrontare il diavolo in mezzo al deserto, e per toglierlo dal deserto doveva prendere le bugie che lo avevano portato nel deserto per la coda. Mio Dio, afferra questa verità, afferra questa verità. Tu sarai testa e non coda, bravo, come cita Deuteronomio 28, Salvatore. Tu sarai testa e non coda. Tu non sarai bugia, tu sarai verità. Mio Dio. Ora, e guarda quello che dice Gesù Cristo. È come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Allora, lui sta parlando di quel serpente che rappresentava il serpente che mordeva dove? Nel deserto al popolo di Dio. Mordeva nel deserto al popolo di Dio perché il popolo mormorava. Il diavolo aveva riuscito a avere la lingua e mordeva il popolo. E lui dice, innalza quel serpente. Ma quel serpente era ombra di che cosa? Di quando Cristo doveva essere innalzato in quella croce. Dove Cristo, la parola, il bastone, quel serpente si trasformava, non è il serpente si trasformava in Cristo, era un'allegoria, era una ombra di quello che doveva venire, cioè Cristo. Mio Dio! Prendi quel serpente che sta ingannando la tua vita per la coda. Prendila per mezzo della verità, affinché divenga verità di Dio, quello che la bugia trasforma nella verità. Ma Dio deve chiudere con il passato, altrimenti non lo puoi capire. Ma andiamo avanti. Versetto 10, sempre Isaia, Esodo 4. Allora Mosè disse all'Eterno, ahimè Signore, io non sono un parlatore, guarda quello che dice. Io non sono un parlatore, non sono uno che sa parlare, non lo ero in passato, e non lo sono da quando hai parlato a tuo servo. Ora, qui stava mordendo il diavolo. Questo non era vero, non era vero. Perché? Questo ci lo rivela Stefano nella predica che ha detto prima di morire. Atti 7:22. Mosè, istruito in tutta la sapienza degli egiziani, divenne potente in parole e in opere. Vuol dire che Mosè era potente in parole. Era potente in parole. Ma a un certo punto, quando appaia Dio, la bugia del diavolo prende forza e lui dice, io non sono, non è vero, non è vero, è una bugia del diavolo. Prendi quel serpente per la coda perché sta dominando la tua vita. Non è vero che tu non puoi, non è vero che tu non ce la farai, non è vero che il tuo lavoro fallisce. Senti, se chiuderai il lavoro perché Dio ha qualcosa di meglio, se tu impari a passare tempo nella presenza di Dio e ascoltare quello che lui ha da dirti. La crisi deve essere un trampolino nella vita del credente. Se non è un trampolino è perché sei nel deserto a uccidere il diavolo. A uccidere il diavolo, a uccidere l'egiziano guidato dal diavolo. Versetto 11, l'Eterno dice, chi ha fatto la bocca dell'uomo, chi rende un muto sordo, vedente o cieco, non sono forse io l'Eterno? Or dunque vai, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai dire. Questa è la verità, questa è la verità. Dio è con te, e se Dio è con te, senti, Dio è con te, tu sei con me, e cosa? È il tuo bastone, sì, ma il tuo bastone, ascolta, il bastone a volte lo ha preso il serpente con una bugia, e tu lo devi prendere quella bugia alla luce della scrittura e far diventare quella bugia quello che è veramente il bastone. Il bastone è diventato un serpente, il bastone rappresenta la parola di Dio. Ora, chi ti ha detto quella bugia che tu hai permesso al diavolo di cambiare la verità in bugia? Lo hai creduto per troppo tempo. Troppo tempo. Oggi stavo parlando con dei fratelli, e non perché ogni tanto viene questo spirito di confusione. E dove è scritto nella Bibbia lo spirito di confusione? Cioè, chi ti ha detto dello spirito di confusione? Da dove lo tiri nella Bibbia quel delirio? No, perché a volte leggendo la Bibbia io mi perdo, e questo è lo spirito di confusione. E da dove è venuto quel serpente che ti ha ingannato? Perché se tu credi che passare sotto la scala porta sfortuna, preparati. Che se tu credi a questi demoni, ma da dove lo tiri fuori? E mi è venuto in mente una volta che ero parlare, quando il Signore mi ha portato le prime volte lì a Capri, gli ho detto, ah che bello, guarda, ho cominciato ad andare a Capri a aiutare un dei pastori, e veramente mi sono trovato molto bene. E questo pastore mi guarda e mi diceva, ma hai sentito la cappa pesante che c'è a Capri? Io ho detto, no, non ho sentito niente, io mi sono sentito da Dio quando ero a Capri. No, ma lì questa è l'isola del peccato, lì c'è una cappa
dove tu appena entri la senti l'oppressione. Oh, io non ho sentito niente. Mi dispiace deluderti, ma non ho sentito niente. Chi ti ha detto a te che lì c'è una cappa? Chi ti ha detto a te delle fortezze nei luoghi celesti? Dove è scritto delle fortezze nei luoghi celesti? Chi ti ha detto quelle bugie? Chi ti ha detto che tu puoi rompere, che rompendo la preghiera di rompimento? Ma da dove vengono tutte quelle stupidaggini? Senti, tu puoi rompere tutto quello che tu vuoi con una preghiera, eh? Beh, puoi rompere molto bene, ma se tu non consacri la tua vita, tu non rompi niente, no? Con una preghiera tu non puoi cambiare tutto il male che hai fatto a motivo della tua mancanza di consacrazione e delle scelte sbagliate per conseguenza. Lo dico sempre, Dio non è il genio della lampada magica che io faccio la preghiera di rompimento e mi cambia il futuro. Senti, quello che devi rompere è quella pigrizia che non ti fa cercare il volto di Dio almeno un'ora al giorno. No, Marti, quella non mi piace, io preferisco la preghiera per rompere. Vai a rompere quello che vuoi, ma io ti dico qualcosa, non aspettare i risultati di Dio se non impari a portare la croce. Cominciamo da lì, cominciamo da quello che è scritto, non di queste false dottrine che volano in giro, che vengono dal terzo mondo e che poi, vabbè, lasciamo stare. Comunque, prendi il diavolo per la coda, prendi quelle bugie e tira fuori la parola di Dio, che è lo scudo che resiste al diavolo, e Dio cambierà tutte quelle bugie in benedizione per la tua vita. E non solo quello, ti utilizzerà per portare fuori tante persone che sono accecate delle bugie del diavolo. Orazio Biscotto, è come quando il diavolo ci convince che noi non siamo dei parlatori della parola di Dio, ma ci fa essere bravi parlatori di altre cose, cioè parlare come il mondo, con paura, scoraggiamento, eccetera, anziché fede. Bravo Orazio, bella frase, bravo, pensavo che era una domanda. Se non ci sono delle domande, vediamo, tutti svariamo, ragazzi, non è le sbagliare, senti, è riconoscere le sbagli quello che ti rende nobile di cuore. Ok, non ci sono domande. Ok, ragazzi, bene, Emanuele Casano, confessare le bugie del diavolo davanti a Dio è un modo di liberarsi? Sì, ma prima devi capire che stai credendo le bugie, e per quello ci vuole la verità, ricordati questo. A volte hai parlato male dei tuoi figli, tu imbecille, non farai mai niente nella tua vita, e lo hai proclamato, hai parlato male perché sei stato ciecato del tuo passato, di come tuo padre ti parlava, e hai proclamato male di fronte ai tuoi figli. Cosa devi fare? Prendi tuo figlio e dile: guarda, amore mio, non è vero, tu sei intelligente perché Cristo è in te, la fonte della saggezza è in te, ho detto una cosa sbagliata, ti chiedo perdono, ho ripetuto le sbagli che ha fatto mio padre, che non voglio che tu ripeta. Per quello, se dico ancora una volta una cosa del genere, correggimi, amore, perché apprezzo anche quando tu mi dici che sto sbagliando. E ecco come tu butti giù le bugie del diavolo. Bene, ok ragazzi, noi ci vediamo 20:30 per quelli che vogliono partecipare in Guarigione e Liberazione. Sarà un strepitoso incontro dove faremo una parte pratica sul perdono, faremo alcune dinamiche sul perdono. Ti incoraggio a partecipare. Se vuoi partecipare, semplicemente puoi chiamare il nostro carissimo Pasquale al 329-1748-772 e ti attenderà questa gioiosa e felicissima voce con la quale potrai parlare ore, ore e ore. E Pasquale è un grande uomo di Dio, il quale si interessa molto di tutti i tuoi problemi, di tutta la tua biografia e dei problemi dei tuoi vicini. Per quello, se vuoi tenerlo lì 3-4 ore, lui è felicissimo di sentirti parlare, perché lui è un pastore. Pasquale, ho detto, Gabri è stata bravissima, e poi prossima settimana ci troviamo per mangiare a casa, che un po' che non ci troviamo. Viviamo qui dietro. No, domani se non piove vengo a trovarti, così organizziamo bene l'incontro di domani sera con il responsabile. Ok. Bene, ragazzi, Dio vi benedica e ci vediamo tra un'oretta e mezza per lo studio di Guarigione e Liberazione, che sarà veramente pratico. Se hai bisogno di chiudere alcune ferite e perdonare, non riesci a perdonare, mi raccomando, non mancare. E ci vediamo dopo.